Eh sì, siamo, ci troviamo alla Villa Cordova e vediamo che non c'è la possibilità per prendere quelle persone con disabilità. Io ho il mio motore elettrico e praticamente, come si può notare, c'è il gradino e non mi permette di poter entrare alla villa come tutti i cittadini di questo mondo. L'unico modo è avvicinarsi lì, ma con rischiare di cadere perché c'è un mini scivolo, come lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo. Però non ci riesco perché il motorino o slitta o delle difficoltà. E quindi le persone cosa fanno? Prendono e mi aiutano e mi spingono a manovella. Via, sto di mangiare più il garino. Ecco. Le altre due entrate, una ci sono i gradini e non si può poter entrare, e l'altra, anche se c'è lo scivolo, non possiamo soffrire perché ci mettono le macchine davanti e io non posso entrare. E i bagni sono un po' scomodi perché non c'è lo scivolo per disabili, ci sono i gradini, quindi io da disabile, se dovevo andare in bagno, me la posso tenere o fare addosso perché non c'è soluzione. Non posso andare in bagno perché io le scale non le posso fare. Quindi ci vorrebbe uno scivolo o dei bagni adeguati per i disabili. Sì, ci sono siringhe, sporcizia, c'è l'inverno in questa villa. Dovrebbe essere il polmone verde della città, ma lo sporcano tutto in questa villa. Ci sono le persone in civile che lo sporcano. Dovrebbe essere, ripeto, il polmone verde della città.